Ciao, io sono Jaser e credo che se state guardando questo video già conosciate la serie Si può fare che va in onda sul canale YouTube The Show, perché in questo video andrò a raccontarvi un po' di retroscena del primissimo Si può fare e questi retroscena li racconterò andando a rispondere a delle domande che mi sono state fatte da voi su Instagram riguardo proprio a questo argomento. Perciò se vorrete fare delle domande relative ai prossimi retroscena del Si può fare, seguitemi su Instagram che quando faccio la stories col box domande potete farmela lì. Allora, prima di partire farei un attimo il punto della situazione. Vivere con un euro al giorno per una settimana si può fare. Ogni giorno avevo un euro e io dovevo spendere questo euro come ritenevo più giusto per riuscire a sopravvivere. E la mia missione era appunto quella di verificare se questa cosa fosse fattibile o non fattibile. Allora, la domanda più gettonata che è stata fatta da diverse persone è: che fine ha fatto il monopattino? In breve la storia è questa. Io ho cercato su internet degli annunci per dei mezzi di trasporto e ho trovato una signora che scambiava un monopattino per del cibo per gatti. Ti ringraziano i miei amici della montagna. Da 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 da. E quel monopattino sì, ce l'ho ancora, o meglio non ce l'ho proprio io. Quando ho girato quel video vivevo in affitto a Rogoredo, sotto al condominio c'era questa stanza dove ci sono tutti quanti i bidoni della spazzatura e in quello stanzino c'erano anche delle biciclette, perciò ho pensato di lasciare anche il mio monopattino in mezzo a quelle biciclette. Io credo che sia ancora lì, non ne ho la certezza assoluta. Ti chiedo un favore, quando vai a buttare la spazzatura, puoi controllare se lì nello sgabuzzino è ancora presente il mio monopattino? E lui no? Quindi è ancora lì, magari un giorno andremo a riprendercelo e chissà. Come ti sei sentito al risultato finale? Orgoglioso? Secondo te si poteva fare meglio? Allora, se parliamo di esperimento, ne sono soddisfatto. Sono successe cose così tanto fantastiche e assurde come la storia del monopattino, imbucarmi ad una festa e trovare il mio coinquilino totalmente a caso. Ma tu sai che cos'è questa cosa? No, ma Gabriele, perché tu sei qua? Ma no, perché tu sei qua? Perché io ho dato l'evento su Facebook. Ah, ok, non te l'hai invitato. No. Non potevo sperare di meglio. Per quanto alla fine della settimana io ero distrutto e non ero così allegro, ai fini dell'esperimento è stato molto interessante e molto bello. Ovvio che dopo 2 anni ti dico, si può sempre fare di più, fare meglio. Però ne sono ancora orgoglioso. Come hai fatto a sopravvivere facendo tutti quei chilometri con così poco cibo? In realtà non è vero che mangiavo così poco. Mangiavo male. Ogni giorno avevo a disposizione un piatto abbondante di pasta. Un giorno sì, un giorno no, avevo pure il condimento per la pasta. Cioè, se lo mettiamo a paragone con l'esperienza del bambino africano, dove effettivamente dovevo camminare, faticare, lavorare, non potevo riposarmi con 80 grammi di riso o a digiuno, non c'è paragone. In realtà, inizialmente quel video durava 25 minuti, ora ne dura 20, quindi capite che ci sono 5 minuti di scene tagliate. Per esempio, quando ho fatto quei chilometri in monopattino, ricordo che avevo fatto tappa in ufficio da mio fratello che mi aveva dato una barretta di cioccolato, forse anche un chupa chupa che ho mangiato durante il viaggio. Incontrai per puro caso un ragazzo che faceva video su YouTube che non vedevo da un sacco di anni, che mi ha offerto un gelato. C'è stata una giornata, sì, forse il quinto giorno, che sono andato in un supermercato più lontano rispetto a quello di casa mia, ma più grande, nella speranza di trovare più roba. Alla fine non ho trovato niente di più, quindi ho comprato anche lì un pacco di pasta, ma non l'ho fatto vedere. Ho mangiato forse un po' di più rispetto a quello che si è visto in video, ma ho anche percorso più chilometri rispetto a quelli raccontati in video. Com'è stato dover regolare così tanto le spese? Più facile del previsto. Nel senso, se tu hai solo un euro, sei obbligato a spenderlo per qualcosa che davvero ti serve. Quindi la cosa che costa meno, ma che ti sazia di più. Paradossalmente sarebbe stato molto più difficile se io avessi avuto 10 o 15 euro al giorno. Perché la tentazione di investire quei soldi in maniera stupida sarebbe stata molto più alta. Lo rifaresti? No. Ma non tanto perché sia stato difficile, più che altro perché lo reputerei inutile. Se fosse per un video, l'esperienza sarebbe la stessa, quindi racconterei le stesse cose, le stesse sensazioni, le stesse emozioni, non è interessante. Se per mio gusto personale, per la mia vita, ti dico no, non è una cosa così divertente da dire ah che bello, facciamola. Lo faresti per un mese? Stesso discorso, una settimana ti basta per capire l'andazzo di quello che succede. Non potevi spendere 7 euro totali della settimana subito e fare una spesa che ti durasse 7 giorni? Allora, questa è stata una cosa di cui abbiamo discusso prima dell'inizio delle riprese, io e Alessandro, però entrambi eravamo d'accordo sul fatto che era molto più sensato spendere un euro ogni giorno, perché se tu sommi i soldi
soldi, puoi fare una spesa molto più sostanziosa e più strategica e strutturata. Quindi un po' in realtà va a morire quella cosa del ogni giorno devo trovare un'idea per procurarmi del cibo. Più facile l'esperimento, ma molto meno interessante. Forse il momento in cui sono stato più abbattuto, quando sono andato a prendere il sushi sospeso, ero convinto che avrei ottenuto delle sushi. E l'altra cosa che mi ha fatto rimanere molto male è quando ho cercato di dare via nell'ultimo giorno il monopattino per ottenere una poke in cambio. Ma perché ero convintissimo che avrei trovato un gruppo di ragazzi che, presi dalla stupidità del momento, il fatto che stavo facendo un video, si fossero messi a fare colletta e 10 euro li tiravano fuori per potermi prendere una poke o un menù in un fast food. È anche vero che non sono andato da così tante persone, perché già dopo 2 o 3 no ero mega demoralizzato e ho gettato la spugna. Ti sei organizzato prima di farlo, tipo cercando dei prodotti, o hai improvvisato? Allora, questo è stato l'unico si può fare, anche perché era il primo, che non abbiamo preparato nulla prima. Cioè, io avevo buttato giù una scaletta molto 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 vaga, ma relativa principalmente al primo giorno, e poi ogni giorno di volta in volta effettivamente trovavo cosa fare per il giorno successivo. Se siete interessati, in descrizione vi lascio il link al video dove racconto dettagliatamente come creiamo un si può fare. Credi che sia il tuo si può fare migliore, dato che sei riuscito a farcela a differenza di altri si può fare? Credo che sia uno dei si può fare migliori in assoluto, ma non credo che sia fra i migliori perché sono riuscito a farcela. La missione iniziale è solamente un pretesto per raccontare un'esperienza, per un esperimento, per qualcosa di più. Ovviamente io do il massimo per farcela, però non è fondamentale. Cosa succedeva durante i tagli? Cose noiose che non aveva senso raccontare. Dopo quel video ho iniziato a risparmiare più soldi sul cibo. Forse che io sono un po' tirchio, non lo so, sto sempre molto 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 attento sui soldi e sul risparmio in generale. La mia dieta va in base a quali sono i cibi in offerta o che costano meno. Come facciamo a sapere se a telecamere spente tu non ti sei ingurgitato mezzo frigorifero? E non potete saperlo. Questa è una cosa che a me preoccupava tantissimo prima dell'uscita del video. Sappiamo benissimo che sul web è pieno di esperimenti tipo questo, totalmente finti, e io mi chiedevo: come dimostriamo che quello che faccio è vero? La verità è che non c'è una risposta. Il discorso è che comunque, secondo me, vedendo il video ti rendi conto che è tutto reale, perché vedi le mie emozioni, capisci se una persona sta fingendo o no. Ammetto che l'unica cosa fake all'interno dei si può fare è la chiamata iniziale con Alessio e Alessandro. La verità non è che loro mi obbligano a fare la missione contro la mia voglia, ma è che io stesso voglio fare quell'esperimento. Quindi sarebbe stupido farlo finto. Se non voglio farlo e quindi devo farlo per finta, non lo faccio. Semplice. Se lo faccio è perché mi va bene farlo, con tutte le conseguenze che possono succedere. Penso di aver parlato tantissimo, penso di aver raccontato abbastanza riguardo a questo video. Il prossimo video sarà riguardante l'episodio 2, ovvero i 10 appuntamenti su Tinder. Se volete farmi delle domande riguardanti quel video, seguitemi su Instagram, perché ve lo chiederò nelle stories attraverso un box domande. Boom, a posto così. Ci vediamo con un prossimo video o un prossimo si può fare. Spero che sia stato interessante. Ciao.